Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova rubrica che, come vedete, non registro più in ufficio, ma registriamo qui in una cucina. Perché? Perché oggi, in compagnia delle Keto Chef, ufficiali del gruppo Vivere in Chetogenica, Patty e Monica, registreremo tutta una serie di esempi legati a delle colazioni tipo che sono corrette per quanto riguarda l'approccio chetogenico. Quindi cercheremo di risolvere tante problematiche legate alla parte pratica, alla parte applicativa di questa dieta, proprio grazie alle mani esperte di queste due chef che ci aiuteranno in questo percorso attuativo di questa dieta. Lascio ora la parola alle esperte e buona visione. Ciao, ci conoscete, siamo Patty e Monica. E siamo qui oggi per farvi vedere tre ricette per la colazione chetogeniche. Abbiamo deciso di presentarvi un bulletproof coffee, qui abbiamo gli ingredienti, un piattino con uova e bacon e dei biscotti della Patty senza cottura. Quindi iniziamo subito con farvi vedere il procedimento e gli ingredienti del bulletproof coffee. A te la parola. Ok, ora vi preparo il bulletproof coffee, che è il tipico caffè per la colazione nella dieta chetogenica. Semplice da fare. Se prepariamo un caffè lungo americano, dobbiamo mettere un cucchiaio di burro ghee o burro chiarificato. Aggiungiamo un cucchiaio di olio MCT. E poi dobbiamo frullarlo qualche secondo, poi versiamo nella tazza, nel bicchiere apposta, e abbiamo il nostro bullet che sembra un cappuccino e ottimo da assaggio. Posso assaggiare? Certo, un onore. Grazie Patty. Prego. Top, decisamente più buono rispetto a quello che faccio io senza usare il frullino. Se mi permetti di aggiungere una cosa, questa è la versione classica del bullet. C'è una versione che si chiama egg cappuccino, che dove si aggiunge il tuorlo dell'uovo. Frulliamo quello insieme al bullet e è il top del top. Vi lo consiglio, assaggiate. Ok, adesso tocca a me con una ricetta di uova. Potremmo fare un omelette se viene, se no facciamo delle uova strapazzate, con del bacon. Allora, io ho messo in un piattino due uova che vado a sbattere. Le sbatto bene, 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 bene. Poi ci aggiungiamo, per fare un po' di goloseria, un po' di grana, un po' di pepe. Quindi abbiamo aggiunto un po' di sale, un po' di pepe, il sale non l'ho ancora aggiunto ma adesso lo aggiungo, e un po' di parmigiano. Allora, vi consiglio magari di dare un'assaggiatina prima, perché abbiamo il bacon che è un po' salato, il parmigiano anche, quindi poi a gusto personale vedete quanto sale mettere. Io ne metto proprio uno zicchino, appena, cioè proprio così, appena, perché sennò ho paura che mi diventi troppo salato. E abbiamo il nostro preparato che adesso andremo a far cuocere. Poi abbiamo le nostre fettine di bacon e del burro chiarificato che metteremo in pentola per oliare un pochino la pentola, anche se è antiaderente, però aiuta un pochino, facilita il tutto. Adesso procedo con la cottura. Ok, iniziamo con il bacon, che tanto assolutamente non perde di fragranza. Sciogliamo un pelino di burro, se preferite possiamo mettere anche dell'olio, però il burro, questo è un burro chiarificato e è decisamente più gustoso. Quindi lasciamo un attimino che si sciolga e poi ci mettiamo il nostro bacon. Allora, il bacon può, ovviamente va a gusti, se vi piace croccante, io lo adoro croccante, proprio crispy, però c'è chi piace meno croccante, quindi a voi la scelta della cottura. Quindi alziamo un pelino il gas, così facciamo prima. Anzi, questo lo teniamo, che così poi ci mettiamo il nostro bacon.
Nel mentre ricominciamo a dare un po' di vita alla nostra inizia a scaldarsi, inizia a sentirsi il profumino. Ok, direi che non è proprio crispy, però già un secondino e poi lo togliamo e passiamo alla nostra omelette. Ok, procedo con sì, va bene, quindi togliamo la nostra padella e lo vado. Allora, vi ricordo che ho messo un po' di formaggio, un po' di pepe e un pochino di sale. Allora, noi aiutiamo l'omeletta a farsi. Allora, la facciamo un po' baveuse, come si dice in gergo, quindi la lasciamo un pochino morbida dentro. Eccoci. Voleva una pentolina un po' più piccola, ma noi ci accontentiamo di quello che passa al convento. Ecco, questa è la nostra omelette fatta. Adesso la posizioniamo sul nostro piatto di portata. Lo posso assaggiare, raga? Ci mancherebbe anche. Voglio assaggiare, dai. Perché sembra super delizioso. Fammi assaggiare con col mix qua. Vediamo di tagliare. Così in mano difficile. Esatto. Che poi mi sbrodolo tra l'altro. Ragazzi, una colazione così da sogno, squisita. Ok, ora vi preparerò i biscotti senza cottura, che sono semplicissimi da fare, veloci. Potete prepararle una mezz'ora prima della colazione o meglio la sera prima. Ci occorre della farina di frutta secca, può essere di farina di mandorle, pistacchi o nocciole. E io ho scelto per questa occasione la farina di mandorle. Abbiamo bisogno di 60 g di farina di mandorle, del burro chiarificato sciolto o in alternativa l'olio di cocco sciolto, che aggiungiamo alla nostra farina. Un cucchiaio abbondante di cacao amaro, dolcificante a piacere, io metto qualche goccina di teak, quello lascio a voi, a vostro gusto, potete mettere anche il eritritolo volendo. A velo o quello semolato? È meglio a velo, perché così non si sente i granolini del eritritolo granulare. Consiglio di mettervi i guanti, perché dopo dobbiamo lavorare con le mani e poi ci sporchiamo del cacao. Una volta mischiati, amalgamato tutto bene, impasti un po'? Sì, un po' con le mani, per più che altro per compattare l'ingrediente, okay. No? Che deve essere una cosa più o meno compatta, tipo una palla, la fai, la pallina, e poi mettiamo in un contenitore, un coppa pasta, compattiamo bene il nostro impasto, usiamo un piccolo contenitore o anche un coppa pasta va più che bene, lo sistemiamo, le diamo la forma giusta, compattiamo bene, premiamo bene con le mani. Perché lo metti lì nel coppa pasta? Perché così se una volta va in frigo, si indura e poi lo tagliamo a biscotto. Ah, ok. E voilà. E quindi io adesso metto i guanti, che sono l'assistente. Grazie Moni. Questo. E abbiamo così.
Passati 15 minuti del riposo in frigo dei nostri biscotti, adesso passiamo a fargli il taglio. Vedete che bella consistenza soda. Tagliamo, facciamo le porzioni. E poi le sistemiamo nel piattino. E adesso passiamo all'assaggio, facciamo assaggiare al doc e vediamo se li approva. Signori e signore, i nostri biscotti sono pronti e in mezz'oretta, pronti per la colazione. Lorenzo, pronti per l'assaggio, per questa keto colazione. Giudizio severissimo. E anche questi superano la prova. Eccezionali. Grazie, doc. Assaggio, assaggio, questo è un buono.